come dicevo, è fondamentale anche ricordare che il maestro non è solo un appellativo un po' abusato peraltro ultimamente, no, ci sono un po' troppi maestri in giro. I maestri, quelli veri, sono quelli che hanno cambiato qualcosa, che ci cambiano la vita, che ci cambiano, che ci indicano la strada, non che ci dicono come fare. E Fellini è un grande maestro perché ha indicato una strada nuova, una strada che non c'era. E omaggiarlo coi pilastri anche, no? Discussi e indiscussi, perché tutti in vita siamo stati discussi, poi, ma in questo caso stiamo parlando del riconoscere attraverso anche un mio omaggio personale al benessere che mi ha dato la visione e l'estetica di Fellini e la sua cura nei particolari, il suo lavoro, la sua abnegazione per questa vita di cinema, omaggiarlo attraverso i miei grandi maestri che amava anche lui, e quindi fare anche qualcosa di diverso, non sempre, no? Come dire, come omaggiamo l'Italia con gli spaghetti e i mandolini, no, no, è giusto omaggiare Fellini con le cose che tutti sanno, ma anche con quelle che forse non sanno, e scoprirlo in maniera ancora più intima e volergli ancora più bene. Io, sapete che sono per voler bene alle cose. Io mi auguro che questo sia soprattutto il preludio di una collaborazione assidua tra la Europe Philharmonic Orchestra, tra me, che spero di diventare un giorno romagnolo, quindi, e che finalmente questa meraviglia è con tutto l'impegno a onorare anche questo luogo rinato, che i luoghi rinati sapete che mi fanno un certo effetto, essendo un esperto di rinascite e di fenici.